Benvenuti alla formazione online di NetGear. Sono Andrea Rossi, System Engineer del team italiano. Oggi è presente con noi Francisco Amadi. Benvenuto, Francisco. Grazie Andrea, grazie a tutti per ospitarmi come al solito in questo appuntamento mensile. E buongiorno a tutti e spero che passiate una buona ora con Acronis e Netgear. Come avete ovviamente intuito, oggi parleremo di una soluzione di protezione delle informazioni e delle risorse all'interno dell'azienda. Introdurremo per la parte Netgear la funzionalità di ReadyCloud, quindi oltre alle funzionalità legate a Readiness per la protezione dei dati e ovviamente alla suite completa di Acronis per la protezione dei sistemi, per l'imaging, per il backup, andremo anche a parlare di ReadyCloud. Quindi per la mia parte di demo vi farò vedere come andare ad attivare la funzionalità ReadyCloud che abbiamo detto essere una sorta di piccolo Dropbox aziendale a tutti gli effetti. Quindi lascio a te, Francisco, la parte di introduzione. Grazie Andrea, buongiorno a tutti di nuovo in questa autunnale giornata, almeno qui a Milano piove a catinelle, fa un freddo cane, quindi speriamo noi con il backup e il restore di riscaldare un po' la vostra giornata e i vostri cuori. Backup 12, Readiness e ReadyCloud per la protezione e l'accesso sicuro da remoto dei dati. Come sapete, Acronis e Netgear svolgono questi webinar congiunti già da tanto tempo, per cicli. Questo dovrebbe essere il secondo appuntamento di un ciclo iniziato un mese fa, in cui avevamo raccontato il prodotto Acronis Backup 12 nelle sue funzionalità e nel come può integrarsi nella maniera più opportuna con i Readiness. Oggi, per la prima volta, nell'ambito delle sessioni congiunte con Netgear faremo vedere Acronis Backup 12. Forse qualcuno di voi l'ha già visto, forse qualcuno di voi l'ha anche già acquistato o rivenduto a qualcuno dei propri clienti, però questa per la formazione online congiunta con Netgear è un'anteprima assoluta. Io sono Francisco Amadi. Mi occupo di prevendita, senior sales engineer per l'Italia e per qualche altro paese più o meno mediterraneo. E per cominciare, vi vorrei dare una veloce rispolverata su chi è e che cos'è Acronis. Beh, chi di voi avrà partecipato alle sessioni precedenti, ed in particolare a quella di un mese fa, avrà già visto da dove veniamo, che abbiamo una storia che risale al 2002. Abbiamo un sacco di numeri molto interessanti, ma tutto questo l'abbiamo già visto l'altra volta. Non vi voglio tediare ulteriormente e non voglio rubare spazio alla parte di demo. Voglio solamente mostrarvi con questa slide quello che è il nostro motore, quello che è la tecnologia su cui si basano sostanzialmente tutti i prodotti Acronis e che adesso noi conosciamo come AnyData Engine. Ma al di là del nome molto marketing, molto carino, inventato dai nostri esperti, AnyData Engine non è altro che il motore di imaging che tutti noi in qualche modo o conosciamo o abbiamo quantomeno sentito parlare, che è, diciamo, è sulla breccia, è sulla cresta dell'onda quantomeno dal 2002. E che cosa fa questo motore? È in grado di prendere l'immagine di una macchina e una macchina una volta erano soltanto i PC. Invece, al giorno d'oggi possono essere tutti questi oggetti che vedete qua, da Exchange a SQL, a applicazioni, a mondi virtuali, eccetera, farne l'immagine verso dove si desidera. La soluzione più ovvia è una soluzione disco, quindi una soluzione NAS, come può essere Readiness, ma ci sono tante altre possibilità. Con le versioni advanced si può fare backup su tape, prima o poi riusciremo a liberarci di sti dannati tape, ma purtroppo al giorno d'oggi ancora ci sono. Abbiamo anche noi il nostro spazio cloud, ma l'idea è sempre comunque quella di prendere l'immagine di una macchina e poterne ripristinare dall'immagine stessa
o l'immagine completa, quindi a scopo di disaster recovery, la macchina non va più, anziché reinstallarla da capo, la ripristino da una sua fotografia, oppure singoli file e cartelle, oppure oggetti delle applicazioni. Questo per il mondo fisico, per il mondo virtuale e anche per il mondo cloud, come vedremo in una prossima slide. Ok? Quindi questa è un po' l'idea. Poi tutto attorno sono state create una serie di piattaforme di gestione, di management, cloud o non cloud, che di fatto arricchiscono e aggiungono valore a quello che è il motore che appunto è in giro ed è ancora il migliore sulla piazza di imaging di Acronis. Acronis Backup 12. Acronis Backup 12 è il successore di molti prodotti della versione 11.7, della versione backup per VMware. Insomma, con questo prodotto abbiamo deciso di uniformare tutte quelle che erano le soluzioni precedenti, parentesi, eccetto una, poi vi dirò quale, a un'unica piattaforma, un unico stile grafico, un unico sostanzialmente tutto. Un unico prodotto che può fare appunto l'immagine di, vabbè, fino al PC ci arrivo, lo sapevamo, Windows Server, vabbè, l'abbiamo già detto, lo facciamo da sempre, anche Linux, ormai tutti sono in grado di fare backup di Linux, e le applicazioni, vedete, il mondo Microsoft è piuttosto ben coperto. Nel mondo Microsoft c'è anche un quadratino qua a sinistra, e il quadratino è Azure. Questo vuol dire che il software è in grado di fare anche il backup di macchine che stanno già nel cloud. Quindi il prodotto Acronis Backup 12 è un prodotto orientato al cloud non solo per il fatto che fa il backup potenzialmente nel cloud, ma anche perché fa il backup di oggetti che stanno nel cloud, come Azure e come Amazon, macchine Amazon. Ok? Ma non solo, grossa novità rispetto alle versioni precedenti, la possibilità di fare il backup delle macchine Mac. Ok? Ultimo, ma non meno importante, anche questa grassissima novità della versione 12, la possibilità di fare il backup dei dispositivi mobile. Oh, qui naturalmente non si può fare l'immagine dei dispositivi mobile e magari ripristinarla su hardware diverso con Universal Restore. Ecco, no, questo no, non si può fare, molto più per non per demeriti nostri, ma per il fatto che comunque Apple, per esempio, non mette a disposizione delle API per fare l'immagine del dispositivo hardware, ok? Però comunque il backup di contatti, video, SMS, immagini e quant'altro può essere fatto. Il valore aggiunto di questa soluzione è che tutte queste piattaforme, tutti questi oggetti possono essere backupati tramite un unico, diciamo, motore e con un'unica gestione, ok? Questa è la slide di cui vi parlavo prima. Cos'è Acronis Backup 12 rispetto al precedente? È il successore di Acronis Backup 11.7. Attenzione, ecco qui l'eccezione. Non è il successore di Acronis Backup Advanced 11.7. Uscirà un giorno Acronis Backup Advanced 12 e sarà il successore dell'Advanced 11.7. Quindi dovremmo vedere Acronis Backup 12 come il successore del prodotto meno enterprise di Acronis. Ma non solo, è anche il successore di, chi di voi avrà avuto modo di vederlo, Acronis Backup Service. Acronis Backup Service era un servizio che abbiamo lanciato un anno e mezzo fa che consentiva di effettuare il backup delle macchine tramite una console cloud, anziché tramite una console locale. Bene, Acronis Backup 12 rappresenta la somma di questi due oggetti. Come potete vedere qua, il prodotto consente di avere una console di management sia locale, come tutti i software, sia anche nel cloud. Potrete semplicemente scegliere quale utilizzare, a seconda delle esigenze. Per esempio, la console cloud può essere utile per chi, piccolo ufficio, molto piccolo ufficio, non abbia a disposizione un server, ha soltanto qualche PC, ha bisogno di una gestione centralizzata, benissimo, la console sta nel cloud, l'interfaccia di management sta nel cloud, la registrazione dei dispositivi avviene attraverso il cloud. Ok? Invece ci possono essere realtà che preferiscono avere la classica macchina server, fisico o virtuale che sia, in cui mettere la componente server.
È quello che abbiamo fatto in questo caso nella nostra demo, ma ripeto, l'interfaccia sarà la stessa anche nel caso di console nel cloud. Okay? Quindi l'idea di Acronis Backup 12 è di fare un grosso riassunto dei prodotti precedenti, incluso anche il caro e compianto Acronis Backup per VMware, quello che si chiamava una volta VM Protect, okay? Era la soluzione di backup per mondo VMware. Uno degli appuntamenti congiunti con Netgear sarà proprio la protezione degli ambienti virtualizzati. A suo tempo, nel ciclo precedente, vi avevamo fatto vedere Acronis Backup per VMware. Questa volta faremo vedere ancora una volta Acronis Backup 12. Perché? Perché questo prodotto ha anche la possibilità di gestire il backup delle macchine virtuali. Ho slide molto rapida che fa vedere ciò che sono le differenze tra la versione non advanced precedente e la versione advanced attuale. Come vedete, è la versione non advanced attuale. Come vedete, la versione attuale di Acronis Backup 12 ha un po' di caratteristiche in più. Per esempio, il backup delle applicazioni con la versione precedente non era incluso, bisognava avere l'advanced, così come la gestione centralizzata. Altre cose saranno demandate alla versione advanced quando uscirà. Ok? Per esempio la gestione della deduplicazione, dei tape, degli autoloader, il supporto per altri hypervisor, monitoraggio e reportistica avanzata, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Ho qui un rapidissimo sguardo per dirvi che nei nostri data center c'è la possibilità di effettuare il backup delle macchine verso il cloud. Io non vi suggerirò mai di avere come unica destinazione di backup una risorsa cloud, per il motivo che se devo ripristinare una macchina molto velocemente, è molto meglio che lo faccio da un bel ready NAS bello performante collegato a un gigabit, piuttosto che attraverso la banda, seppur larga, ma mai tanto larga quanto una LAN. Però può essere utile avere la seconda copia, ok? Quindi ci sono varie possibilità. Ma non solo, in questi data center, in Europa, che ci riguarda, ci sono Francoforte e Strasburgo, c'è anche la parte di management cloud, ok? Quindi, ripeto, Acronis Backup 12 è orientato al cloud, ma non soltanto per fare il backup nel cloud, ma anche per fare il backup del cloud, Azure e Amazon, e per fare il backup gestito dal cloud. È un'operazione, un esercizio di preposizioni semplici, può essere molto utile se c'è all'ascolto qualche ragazzino delle elementari, non credo. Sto scherzando, ovviamente. Rapida idea su come funziona il licensing di questi prodotti. Ci sono due modi: o in abbonamento annuale, o biennale, o per 3 anni, oppure le classiche licenze perpetue con rinnovo della manutenzione. I prodotti sono Acronis Backup 12 per PC, per server o per mondo virtuale. Sono licenziati per macchina, quindi se ho 20 PC avrò bisogno di 20 licenze. Se ho 3 server avrò bisogno di 3 licenze Acronis Backup 12 per server. Se ho un impianto di virtualizzazione avrò bisogno di un numero di licenze pari al numero di host. Quindi niente CPU, niente RAM, niente macchine virtuali. Licensing è per host. Ok? Ovviamente c'è a disposizione una versione trial che, se già non l'avete fatto, include 30 giorni di tutte le funzionalità e anche l'abbonamento cloud disponibile per 30 giorni. Okay? Ho qua una simpatica slide su cui non mi soffermerò in maniera particolare, ma che quando riceverete queste slide in coda al webinar, preso credo lunedì, vi potranno essere utili, perché vi dice che tipo di macchina volete proteggere. Un server fisico. Bene, di che licenza avete bisogno? Eccola, come si licenzia questo tipo di macchina per server fisico. Quindi è un bello specchietto da appendere davanti al monitor nel caso in cui uno voglia rivendere il prodotto Acronis Backup 12 e non sappia bene come orientarsi. Okay?
Bene, ora partiamo invece con la parte più divertente, ovvero la nostra demo per quanto riguarda una soluzione di backup e protezione di un, diciamo, un piccolo ufficio. Che cosa faremo? Immaginiamo di avere un, appunto, un piccolo scenario costituito magari da un serverino. Ormai i server costano anche poco, quindi si può presumere di avere un server Windows, magari un server Linux all'interno della struttura, qualche macchina, magari Mac o magari Windows, e anche qualche dispositivo mobile, perché ormai la mobilità è ovunque questi oggetti che ci danno in mano hanno la stessa potenza di calcolo probabilmente del PC di qualche anno fa, ok? La cosa da non fare sicuramente è, e che purtroppo viene ancora fatta molto spesso, è affidarsi a backup estemporanei fatti su chiavette USB o drive esterni collegati via qualche modo strano. Bene, questo può funzionare per qualche giorno, ma poi se si vuole avere una protezione dei dati strutturata, questa non è una buona idea. L'idea buona, invece, è di avere innanzitutto una soluzione centralizzata di, diciamo, immagazzinamento dei dati, che può essere la stessa su cui si trovano magari i dati aziendali o potrebbe essere un'unità separata. Ok? Si potrebbe avere un'unità per l'accesso ai file server, chiamiamolo, e un'unità magari più piccola per il backup dei dati. Ok? L'idea è di inserire all'interno di ognuna delle macchine, quindi sia Windows che Mac che Linux, l'agente di Acronis Backup 12, e questo sarà in grado di fare il backup direttamente verso il Ready NAS. Ok? Qua ho citato anche i dispositivi mobile. Come vi dicevo, il prodotto è in grado di effettuare il backup dei dispositivi mobile nelle modalità che vi ho detto, ma attualmente soltanto verso il cloud. L'idea quindi è, vedete, la freccia indica dal dispositivo mobile al cloud, e poi eventualmente i backup possono essere, diciamo, portati in locale verso il NAS. Quello che so è che in futuro, non so dirvi quando, questa limitazione del backup dei dispositivi mobile verrà rimossa. Una piccola precisazione, ovviamente questa slide è molto semplificata. Lo storage, a tutti gli effetti, che vediamo come il cuore del sistema del backup, non può rappresentare neanche autonomamente come l'unica soluzione per il backup. Quindi considerate che in questo caso vediamo due storage presenti, quindi un modello 4 dischi, un modello 2 dischi, ma non è indipendente dalla dimensione dello storage. Purtroppo anche lo storage è fallibile dal punto di vista dell'operatività. Quindi o ci premuniamo di andare a replicare i dati con un secondo storage, altrimenti consideriamo sempre di avere delle coppie di sicurezza, copie non continue ovviamente di quelli che sono i contenuti, ma delle copie storiche che ovviamente vanno poi anche a rispondere a quelle che sono le esigenze di protezione dal punto di vista della normativa, con i vari copie di backup storicizzati e mantenuti in protezione presso enti terzi o altrimenti cassaforte, via dicendo, lontani dall'almeno 8 chilometri, tutte queste belle cose qua. C'era una volta la regola del 3-2-1, i backup devono essere fatti almeno in 3 copie, ok? Di cui 2 in 2 luoghi differenti, di cui, se proprio si vuole, una dovrebbe essere il cloud, ok? Poi quale tecnologia si utilizzi per il cloud, potrebbe essere il cloud Acronis o potrebbe essere Ready Cloud. Quale sia la tecnologia per la replica dei dati da un posto all'altro, da un NAS all'altro, potrebbe essere la funzionalità nativa del Ready NAS di replicare i suoi dati dall'uno all'altro, oppure potrebbe essere la funzionalità nativa di Acronis di fare il backup sia qui che lì. Ma l'importante è seguire questa regola di avere i backup separati, lontani e possibilmente in più posti.
Sì, fondamentalmente quello che è l'approccio è che non c'è mai troppa ridondanza quando stiamo parlando di protezione delle informazioni. Questo è il concetto Assolutamente. che volevamo sottolineare per non banalizzare quella che ovviamente è la funzione di protezione che è rappresentata dal backup. Ok, adesso per la parte che mi rimane voglio farvi vedere com'è questo Acronis Backup 12. Allora, per cominciare, come vi dicevo, rispetto alla versione 11.7, sottolineo ancora una volta, non advanced, Acronis Backup 12 ha già una sua console di gestione centralizzata. Come abbiamo detto, questa console di gestione centralizzata, o meglio, questo server, questo servizio di gestione centralizzata, perché se dico server, già uno si immagina il rack. No, questo servizio di gestione centralizzata può essere installato su una PC performante, oppure veramente su un server, oppure su una macchina virtuale, per chi ha a disposizione un'infrastruttura virtuale, oppure, come abbiamo detto, può essere messo nel nostro cloud. La cosa importante è che quando si installano i famosi agent, cioè gli oggetti che noi mettiamo dentro le macchine, vadano registrati nel management server. Ok? Oh, io ho detto alla parola management server, chi di voi conosce già un po' la nostra soluzione dirà: il management server è quella roba piuttosto tosta che aveva il SQL Express interno, andava installato in maniera complessa. No, 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 attenzione. Quello era l'advanced, ripeto. Qui c'è sì un management server, ma è veramente molto più leggero, perché è pensato per coprire ambienti meno di dimensioni inferiori. Per esempio, non è basato su un SQL Express, ma è quindi roba Microsoft, ma è basato su un database free che si chiama SQLite. Piccolo così, si installa direttamente, cioè non c'è neanche l'opzione per installarlo meno. Lui ve lo mette sotto il naso. Okay? Bene, questo nel nostro caso, questo management server è stato installato su una macchina locale, ma qui sarebbe potuto essere cloud.acronis.com. Ok? Poteva essere una cosa di questo genere. Io arrivavo in una console di management già pronta, vedete? Adesso la chiudo. L'interfaccia sostanzialmente era la stessa. Invece qui siamo in locale. Bene. Diamo le credenziali. Credenziali di cosa? Perché uno dice, va bene, nella cloud avrò creato un account attraverso il portale e tutto quello che vuoi. Qui le credenziali di cosa? Lo dice anche il pop-up. Sono le credenziali amministrative di un utente amministrativo di questa macchina. Può essere un amministratore locale, oppure se questa macchina è in un dominio, come nel mio caso, questo utente basta che sia un facente parte del gruppo di amministratori della macchina o di amministratori di dominio. Ok? Una differenza rispetto all'Acronis Backup Advanced è che il management server offre anche l'interfaccia grafica. Quindi tutta l'interfaccia di Acronis Backup 12 è puramente web. Questa è una differenza molto evidente rispetto alla soluzione 11.7. Ok? Cosa vediamo qua? Vediamo innanzitutto nella schermata principale le macchine che sono registrate dentro questo server. Abbiamo parlato di un piccolo ufficio, quindi immaginiamo di avere la macchina server, che è questa, un client fisico vero, che è questo. Vedete che l'icona è anche diversa. E mi sono divertito a installare anche un client all'interno di una macchina Windows 7 che però è virtuale, per farvi notare come il prodotto si accorga che questa macchina è fisica e questa macchina è virtuale. Io non ho dovuto dirgli proprio niente, lui si è accorto del fatto che è virtuale. Ok? Detto in un altro modo, avremmo potuto fare la demo col prodotto precedente, con la versione 11.7, facendovi credere che la macchina era davvero fisica e invece era virtuale. Poi non possiamo, quindi abbiamo dovuto prendere una macchina client. Ok? Vi faccio notare come esiste questa finestra molto graficamente
bella, dettagliata, ma esiste anche una finestra con più dettagli, cioè la classica finestra advanced, ok? Anche qui vi faccio notare come sia diversa l'icona, ok? Quello che dovrò fare, quindi, innanzitutto è verificare, voglio fare il backup di una macchina, allora dovrò selezionarla, selezioniamo per esempio la macchina Windows 7, selezionandola si aprono le opzioni disponibili per questo tipo di macchina, quindi per esempio vedere che macchina è, una macchina Windows 7 Professional, questa in realtà è la CPU del mondo virtuale, dell'host su cui si trova, 4 GB di RAM, eccetera. Posso andare a vedere le attività che sono state svolte su questa macchina, al momento nessuna, posso rimuoverla da questo server, oppure posso creare un backup. Quello che fa il prodotto, in questo caso, è proporci un piano di backup già esistente e dirci, guarda, questo è quello che, se vogliamo, possiamo già applicare così, senza nemmeno pensarci, perché già esiste da qualche parte. Vuoi semplicemente dirmi di che cosa fare il backup e applicarlo? Sì o no? Oppure per crearne uno completamente nuovo. Se ne creo uno completamente nuovo, allora potrò specificare tutti i dettagli. In altre parole, io avrei potuto prendere il piano di backup applicato all'altra macchina e applicarlo a questa, semplicemente con due clic del mouse. Vediamo di cosa possiamo fare il backup. La macchina intera, tutti i dischi, tutti i volumi presenti, oppure selezionare quali dischi e volumi proteggere. Sapete, Windows 7, da Windows 7 in avanti la partizione di, il volume di sistema era diviso in due, c'era il disco C e Reserved, quello da cui fa il boot. Bene, ricordate di fare backup anche di questo, se no la macchina non fa il boot. Ok? Oppure si può fare anche il backup a livello di singoli file e cartelle. A quel punto basterà andare a scegliere di quale risorsa effettuare il backup. Per esempio la cartella Users. So che ci sono tutti i documenti dei miei utenti, decido di fare il backup della cartella Users e sono a posto. Ok? Oppure nel caso di macchine con dentro un agent è possibile anche fare il backup a livello di, a livello di system state. Voi potreste dire, ma perché Acronis, che è campione del mondo di immagini delle macchine, deve fare backup del system state? Tanto lo fa già con l'immagine. Ma perché ce l'avete chiesto voi, i clienti, non voi proprio, ma i clienti in generale, ce l'hanno chiesto talmente tanto, così abituati a come si faceva una volta col backup di Windows nativo, che abbiamo dovuto aggiungere il backup anche del system state. Bene, ce l'abbiamo. Nel nostro caso specifichiamo, per esempio, l'intera macchina. Questa opzione mi dice, vuoi verificare se all'interno di questa macchina c'è un'applicazione e nel caso fare il backup anche a livello granulare di questa applicazione? Database di SQL, oggetti di Exchange o l'intero Active Directory? Non è il nostro caso perché si tratta di un client. Bene, dove fare il backup? Questa è la parte fondamentale. Come abbiamo detto, esiste il nostro cloud storage. Ok? Se qui andassi a premere, lui mi chiederebbe un account sull'account, sul cloud storage. Dischi locali vuol dire che se io su una macchina ho il disco C e il disco D e voglio fare il backup del disco C sul disco D, lo posso fare. A qualcuno piace questa cosa, perché? Perché il backup è molto vicino alla sorgente. Poi, ovviamente, come abbiamo detto prima, non deve essere l'unico luogo, perché se mi rubano la macchina, mi rubano il disco C e il disco D. Però per un ripristino molto rapido, fare il ripristino da D a C è veramente molto veloce. Oppure, quello che ci piace di più, un bel NAS 1607. Lo browse. Mi va a ricercare questa risorsa, che è un, in questo caso è un Ready NAS 527, quindi è anche una macchina piuttosto nuova, se non sbaglio, no? Sì, sì, è nuovissimo, è un modello tra gli ultimi presentati, quindi di fatto abbiamo effettuato un webinar non più di
un mese fa circa. E ci sta impiegando più tempo del previsto? 162.16.07, sì. Sì, l'indirizzo corretto. Soliti problemi, questo è Windows, eh? Questo è Windows che fa il browse delle risorse. Oddio. In realtà, prevedendo eventuali cose del genere, io ce l'ho già un piano di backup pronto, eh? Quindi non indugiamo ulteriormente. Posso dare il path già con anche la share? Ah, può essere un'idea. Che dava 172.16.0.7/backup/ab12, se non vado errato. Ci sei? Sì, che c'è. Anche perché una delle macchine virtuali gira su questo NAS qua, quindi se non ci fosse il NAS, qualcosa che sarebbe già crollato da tempo. No, secondo me è proprio un... Anche prima ci ha impiegato un attimino. Verifico dopo. Nel frattempo voglio farvi vedere qualcos'altro. Schedulazione. Supponendo di aver indicato la destinazione di backup, possiamo dirvi naturalmente come schedulare questo backup. Può essere... O always incrementa, vuol dire il primo full e tutti gli altri incrementali, o sempre full, oppure il classico un full a settimana e il resto incrementali, oppure completamente custom. Gli dico esattamente io quando fare il full, il differenziale e l'incrementale. Notate bene, questo è vero se faccio il backup localmente. Se faccio il backup nel cloud, di default c'è questa funzionalità. Cioè il backup nel cloud è sempre incrementale a parte il primo. Meglio così, vista il fatto che comunque il dato sta viaggiando verso il cloud. Bene, e quando effettuarlo, ci sono appunto le opzioni di schedulazione, settimanali, quotidiane, a che ora, in un certo range di date. Come vedete ci sono le opzioni che servono senza troppi orpelli. Si può eventualmente anche rimuovere la schedulazione per effettuare un backup, diciamo, manuale. Ho fatto il mio backup, voglio anche sapere quanti backup tenere per le mie regole di retention. Le regole di retention, vedete, possono essere diverse per i vari tipi di backup. Se ho fatto il classico schema giornaliero, settimanale, mensile, lui mi tiene questo tipo di schedulazione che posso andare, scusate, di retention che posso andare a modificare. Quindi tipicamente mi terrà una settimana, poi 4 settimanali e ogni mese un mensile. Quello che una volta si chiamava il grandfather, father, son. Ok? Qualcuno mi ha chiesto, ma una volta in Acronis Backup 11.7 c'era il grandfather, father, son. Adesso l'avete tolto? No, semplicemente non si chiama più così. L'abbiamo messo quasi di default, perché abbiamo visto che è quello che usano tutti, sostanzialmente. Si può fare per, diciamo, age, per invecchiamento, per obsolescenza del backup, oppure per numero di backup. Decido di averne 20, non mi interessa quando li ho fatti, io ne voglio 20. Ok? Oppure potrei decidere di tenermeli tutti, tanto spazio ne ho. Ok? Ultimo, ma non meno importante, il fatto che si può crittografare il backup, e questo è veramente importante nel caso in cui si tema eventuali furti, oppure anche nel backup nel cloud. Uno dice, non mi fido del cloud di Acronis, voglio essere sicuro che nessuno metta le mani sul mio backup, gli aggiungo una bella password, attenzione, se perdo questa password è finita, non c'è più modo di recuperarla, e crittografo tutto il backup con un bel algoritmo. A ogni tentativo di restore, questa password verrà richiesta. Ora faccio cancel perché, come vi dicevo, ho già creato un piano di backup esistente su questa macchina. Vedete, il famoso 0.7 esiste e funziona. Quello che posso fare intanto è far partire un incrementale. Lo facciamo partire e nel frattempo vi faccio vedere qualcos'altro relativamente all'interfaccia. Tanto per cominciare,
da cui posso andare a vedere i miei backup, che siano nel cloud o che siano nella risorsa locale. Qui avevo fatto il backup della macchina fisica, l'icona mi dice che era un backup a livello di disco, quindi, visto che è un backup a livello di disco, potrò fare il restore a livello di intera macchina, quindi il classico ripristino per disaster recovery, classico alla Acronis, oppure a livello di singoli file e cartelle. Scelgo singoli file e cartelle, ho i miei punti di ripristino, li abbiamo fatti oggi sostanzialmente, vado a selezionarmi di quali file ho bisogno, la cartella users, e posso ripristinarla o nella locazione originale oppure in una locazione diversa. Vedete? Custom, gli posso dire, ripristinami questi file dove ti dico io, magari su un'altra share, o magari su un'altra macchina. Oppure gli posso dire, fammi il download qui, in questo momento, dove io mi trovo con questa console. Potrebbe essere sul mio tablet, potrebbe essere sul mio PC di casa. Ok? Ultimo, ma non meno importante, non posso fare non solo il restore a livello di intera macchina, ma posso far anche partire la macchina come macchina virtuale. Cioè, dato il backup di una macchina fisica, io posso far partire questa macchina come se fosse una macchina virtuale. Questa è una cosa che una volta si faceva solo in virtuale, questa è una cosa che non fa nessuno. È quello che una volta chiamavamo run from backup. Ok? Da qua vediamo le attività in corso. In questo momento la macchina di cui abbiamo fatto partire il backup sta facendo lo snapshot del disco, poi dopodiché, una volta finito lo snapshot, ci impiegherà 30 secondi perché l'incrementale era di neanche un'ora fa, quindi non è stato modificato granché. Da qui posso andare ad analizzare tutto ciò che è successo. Cavoli, c'è un errore. Vediamo i dettagli di questo errore. Ho provato ad aggiungere la macchina ma non riuscivo a risolvere il nome perché avevo sbagliato, chissà che diavolo avevo scritto qua. Ok? Posso andare a prendere i dettagli dell'errore. Ok? Questo era voluto, l'ho fatto apposta. E oppure scaricarli e inviarli al supporto. Ok? Come si... Qui si apre una finestra sulla nostra knowledge base che dice come contattare il supporto. Ok? Qua ci sono gli alert. Gli alert sono qualcosa è andato storto, eventualmente si possono impostare delle email, degli indirizzi email affinché questi alert vengano inviati anche a un indirizzo email, adesso è vuoto. Ok? E qui ci sono le impostazioni, tra cui mi fa vedere quali macchine sono in questo momento visibili, la versione dell'agent. In questo momento questa macchina risulta invisibile perché in realtà è una macchina virtuale, virtuale quanto vuoi, ma ogni tanto va in standby. Quindi l'agent non viene più visto e lui la vede come offline. Ok? Questo è il mio server, questa è la mia macchina fisica. E da qua si possono impostare il licensing. Ok? Si possono aggiungere licenze, si può sincronizzare con l'account sul nostro portale, e oppure andare addirittura ad acquistare direttamente sul nostro portale delle altre licenze. Ok? Andiamo a vedere a che punto è. Vedete, è già passato al 35%, guardate come va. In questo momento ha capito che il backup sarà solo incrementale. E adesso fra pochi istanti avrà finito. Ecco qua. Posso vedere i dettagli delle mie operazioni. Quanti dati sono stati processati? Vede, lui si è accorto che sono cambiati rispetto all'ultimo backup mezzo giga e ha salvato solo questa quantità. Quindi vuol dire che ne ha anche fatto una compressione. Ok? Volendo potrei anche fare il download di tutti i log di questa operazione. Ok? Bene. Se andiamo nei backup, scopriremo che adesso c'è un punto di ripristino in più. Eccolo qua. Okay? 4 del pomeriggio. Potrei andare a ripristinare qualcosa che è cambiato rispetto all'ultima volta. Per esempio, le slide
che stiamo mostrando adesso, alle 2.44, meglio ancora alle 2.16, non c'erano, perché non le avevamo ancora fatte. Quindi il ripristino delle slide funzionerà probabilmente solo da questa, da questa visione. Ok? Ho visto già arrivare una domanda. La domanda è: una volta c'era la possibilità di clonare il disco, questa cosa è stata tolta? Risposta: al momento, diciamo che non è stata ancora implementata, cioè il client la può fare, ma non c'è ancora la parte grafica relativa. Questo che cosa significa? Che può essere fatta, potrà essere fatta con uno dei prossimi update. Comunque sia, via linea di comando, perché il software ha anche una sua bella linea di comando. Attenzione, questo punto di domanda non è uno che si sta chiedendo cosa sta succedendo. Da qua c'è tutto il, c'è tutto il manuale del prodotto, eh? Da qui si linka direttamente al manuale del prodotto, tra cui c'è anche la, c'è anche lo strumento a linea di comando. Ok? Quindi molte delle operazioni, per esempio la creazione della secure zone. C'è ancora la secure zone? Una volta c'era. Sì, c'è ancora, ma anche questa può essere attivata al momento solo da linea di comando. Con i prossimi update, tutte le differenze che ci sono rispetto alla versione 11.7, o meglio, le cose che sembrano non esserci, verranno messe a posto. Ultima domanda che ho visto, ma c'è in italiano, vero? Assolutamente sì. Tra l'altro, l'interfaccia grafica può essere cambiata al volo. Questa è una cosa assolutamente nuova rispetto a tutti gli altri prodotti Acronis. Vedete? Al volo si può cambiare la lingua del prodotto. Bene, direi che a questo punto abbiamo fatto i backup, il backup è presente sul ReadyNAS, è venuto il momento di capire che cosa farne di questo backup tramite ReadyCloud. Quindi passo la parola ad Andrea. Grazie Francisco. Datemi solo un istante per condividere. Le mie slide, quindi fondamentalmente ReadyCloud è la funzione che in questo momento non è coinvolta direttamente con il backup, quindi in realtà ciò che fondamentalmente ReadyNAS offre per la protezione dei dati sono gli snapshot possibili, sono ovviamente la possibilità di fare replica. Come alcuni di voi sanno, avendo partecipato la scorsa settimana al webinar fatto specificatamente, la nuova funzionalità di replica ReadyDR permette una replica a livello blocco dati, quindi dal punto di vista di protezione e salvaguardia dell'informazione, la replica dei contenuti dello storage è ancora più ottimizzata e più efficace rispetto a prima. Quindi, in un contesto ovviamente di ridondanza completa di quelle che appunto sono le informazioni, anche il backup è una risorsa che dovrà essere ridondata, abbiamo detto che dovrà essere in un qualche modo non solo ridondata, ma più copie ne abbiamo a disposizione e meno ci troveremo in difficoltà ovviamente nel caso in cui si manifesti una problematica. Anche perché il fault può manifestarsi a livello di PC, un fault si manifesta a livello di server, il fault si può manifestare a livello di infrastruttura, quindi potremmo perdere contemporaneamente server, PC, storage e tutto quanto, quindi dovremmo magari far fronte ad una situazione di disastro, quindi di recovery di un disastro. Entriamo nel contesto di ReadyCloud. ReadyCloud, ho accennato, è la funzionalità che permette l'accesso remoto sicuro alle informazioni contenute sul NAS. Quindi è una delle feature che sono state introdotte con l'OS 6, quindi la nuova versione di firmware, che di fatto è il core software di tutta la nuova generazione di ReadyNAS di NetGear. Quali sono le funzionalità di base? Quindi, oltre a un discorso di implementazione di ReadyCloud che permette un setup iniziale, che permette la collaborazione, che permette anche il backup,
ma vedremo un backup molto limitato, non sicuramente con le feature messe a disposizione dalla suite di Acronis per la protezione dei sistemi, basata su una soluzione di cloud privato, e vedremo poi dal punto di vista di setup come sarà semplice attivare questa funzione. Readiness è una piattaforma di storage unificato, in quanto integra, quindi offre contemporaneamente i classici servizi, protocolli NAS, quindi parliamo dei protocolli SMB, AFP, NFS, HTTP, FTP, via dicendo, al protocollo iSCSI, che quindi permette la creazione di Lune, quindi l'integrazione di porzioni dello storage all'interno di architetture più complesse, architetture server, architetture di virtualizzazione. Non per ultimo, così come ha presentato Francisco, il nostro data store legato al mondo virtuale del laboratorio è ospitato nel NAS su cui andremo a operare, su cui vi farò vedere fondamentalmente la funzionalità di ReadyCloud. Quel NAS è anche il repository poi del backup, del sistema di backup che abbiamo implementato. Ovviamente gli stiamo dando troppe responsabilità, ovviamente diventerebbe uno potenzialmente il collo di bottiglia della nostra architettura, e due ovviamente un elemento molto critico per il funzionamento della nostra infrastruttura. Ma stiamo parlando del piccolo ufficio, quindi con risorse di tipo economico limitate. Per quello che riguarda appunto le funzionalità offerte da Readiness, 5 livelli di protezione, BTRFS e il file system integrato nelle soluzioni Readiness, che permette ovviamente la protezione attraverso RAID di tipo automatici, il tipo automatico, scusatemi, il RAID personalizzato da Netgear, che permette espansioni orizzontali, verticali. La possibilità di avere dei point in time recovery, quindi snapshot effettuati a livello blocco dati, quindi con la possibilità di recuperare da queste snapshot le informazioni che non sono state distrutte a seguito della perdita di una partizione disco, ma un file che può essere cancellato e che può essere recuperato velocemente appunto dalle snapshot effettuate sulla share appunto di condivisione delle informazioni. Un antivirus che nel contesto appunto del piccolo ufficio potrebbe anche proteggere le informazioni che ovviamente vengono scritte e memorizzate all'interno dello storage. Protezione Bitrot, ovvero la possibilità di proteggere informazioni per le corruzioni che avvengono legate a quale tipo di danno? Il danno che può manifestarsi ai settori, ad alcuni settori degli hard disk all'interno dello storage, quindi un ulteriore livello di protezione. Dopodiché veniamo su quella che è la funzionalità di protezione a livello di disaster recovery, con la possibilità di fare dei backup off-site. Qui ci sono alcuni tool a disposizione o integrazioni che possono essere attivate, e ReadyDR invece, che è di fatto la soluzione di replica, sempre a livello blocco dati, che si appoggia su una seconda o più piattaforme Readiness, quindi con una replica dello storage a tutti gli effetti. Dopodiché sono presenti ulteriori funzionalità, Time Machine per l'integrazione con il mondo Mac, che quindi permette ovviamente di dedicare parte della capacità dello storage per abilitare la funzionalità tanto cara ad Apple, che ovviamente è un ulteriore livello di protezione, ma non è un backup vero e proprio a tutti gli effetti. Quindi abbiamo la possibilità di sfogliare lo stato della macchina vedendo i suoi contenuti nel tempo, no? Quindi con una molto di impatto come tipo di servizio, ma che ovviamente necessita di molte risorse dedicate, e le informazioni possono essere poi esclusivamente recuperate attraverso l'interfaccia della stessa macchina. Quindi non è la soluzione pensata per un restore, ad esempio, di una partizione, ma è per recuperare alcune informazioni all'interno della macchina, quindi con una capacità limitata rispetto a quella che è la soluzione che stiamo proponendo. Altre app che possono essere installate sul NAS, che permettono di andare
aggiungere funzionalità di tipo applicativo. Qui è indicata poi anche la componente magari meno tecnica, ma legata al supporto, legata appunto all'hardware. Stiamo parlando di soluzioni hardware per quanto riguarda l'NVR, e quindi stiamo parlando di prodotti che per la fascia business hanno un livello di garanzia che è al top per quello che riguarda il mercato, le attuali soluzioni presenti sul mercato stesso, e tutte le soluzioni business includono per la durata della garanzia hardware la sostituzione dell'eventuale parte guasta in modalità Next Business Day, quindi un ulteriore rinforzo di quella che è la protezione legata alla disponibilità appunto di una soluzione readiness, più i servizi di supporto ad integrazione che permettono di avere un aiuto da parte del nostro centro tecnico per far fronte ad eventuali problematiche. Torniamo alla demo. Qui probabilmente devo aver scambiato le slide. Come vi ho detto, Ready Cloud, quindi andiamo a vedere il discorso Ready Cloud, e la demo probabilmente è stata codata, quindi la slide è in fondo in maniera tale che poi andiamo ad accedere direttamente al mio PC e accediamo al NAS per vedere come attivare la funzionalità. Ready Cloud è la soluzione appunto per la collaborazione, la condivisione, l'accesso remoto, ma è anche una funzione che ci permette il primo setup. Attaccato il nostro NAS, appena tolto dalla confezione, acceso, collegato alla rete, in presenza di un server di HCP che dia accesso ad internet, abbiamo la possibilità attraverso il portale readycloud.nvidia.com di identificare la macchina e di fare un setup rapido senza aver necessità di avere software installato sul PC. Quindi con un'identificazione automatica da parte del portale ReadyCloud della presenza della macchina e di effettuare un rapido setup della soluzione con una preconfigurazione che può già permetterci di fatto di abilitare in immediato quella che è la cartella di backup e di partire con l'esecuzione dei vari job e di andare a mettere in immediata protezione la nostra struttura. Ready Cloud è di fatto una soluzione che va a sostituire quelli che sono i cloud pubblici tradizionali. Il vantaggio fondamentale è che laddove ovviamente utilizziamo Dropbox o altre soluzioni, il dubbio che può venirci è sul fatto che queste informazioni possano in qualche modo essere trafugate. È vero, il rischio è identico a quello che corriamo con la nostra risorsa locale, nel senso che se ci rubano lo storage ovviamente ci hanno portato via le informazioni. Se vanno a in un qualche modo hackerare il portale di Dropbox e acquisiscono le credenziali degli utenti registrati, ovviamente chi ha a disposizione queste informazioni può accedere ai dati. Cosa che non è ancora successa, no! I rischi ovviamente ci sono a prescindere dalla soluzione che identifichiamo. Alcune soluzioni hanno un vantaggio, altre in realtà ne hanno altri, quindi fondamentalmente si tratta di trovare la soluzione ideale, il giusto mix tra quello che è il beneficio e il costo, ovviamente, che è un elemento critico che viene utilizzato, un discriminante ovviamente nell'identificazione della soluzione. A differenza delle soluzioni cloud, dove molte volte andiamo a pagare per la disponibilità di una capacità, quindi più aumenta la capacità e più aumenta ovviamente il costo, che diventa poi un costo ricorsivo, qual è uno dei grossi limiti sull'attuale realtà italiana? È la connettività internet, quindi il cloud è veramente efficace, permette di effettuare veramente molte cose, quindi di attivare delle soluzioni che anni addietro erano impensabili, ma di fatto è la banda che diventa poi fondamentale per sfruttare al meglio le potenzialità del cloud. Quindi anche Ready Cloud ovviamente
ma il nome utilizza il cloud, non utilizza il cloud per quello che riguarda la memorizzazione delle informazioni, ma utilizza il cloud come connessione di network, quindi per la realizzazione di un network privato appoggiandosi ad internet, quindi andando a mettere in protezione la nostra rete di accesso al nostro storage. Poi non è tanto diverso, ti domando, dalla console cloud di Acronis Backup 12 alla fine, giusto? Cioè c'è la gestione lassù, ma il dato resta così come il backup resta qua, il dato resta Assolutamente, qua. assolutamente sì. Cioè, quello che è nel cloud è il management, Esatto. l'interfacciamento, quindi la possibilità di avere la nostra interfaccia protetta che dia accesso ai contenuti del nostro storage. Quindi fondamentalmente quello che avviene è nel momento in cui abilitiamo ReadyCloud sullo storage. Il nostro storage attiverà un tunnel nei confronti del cloud, nel gear, tunnel che verrà alzato con le credenziali, quindi protetto con le credenziali di registrazione del dispositivo. Quindi questo tunnel permetterà una comunicazione diretta con tutti gli host, con tutti i dispositivi presenti sul cloud, interfacciati sul cloud, perché sul cloud non avremo nulla, non ci saranno informazioni registrate se non il database degli utenti che sono autorizzati a accedere Certo. alla mia soluzione. Per quello che riguarda la disponibilità, ovviamente, di ReadyCloud, quindi come possiamo usufruire di ReadyCloud? Possiamo farlo attraverso il browser, quindi ovviamente qualsiasi dispositivo dotato di browser può accedere tramite il portale e le credenziali di autenticazione alla gestione del NAS, quindi al controllo del NAS, ma lo può fare attraverso client che possono essere installati su Windows, quindi sistemi Windows, client installato su sistemi Mac, oppure anche client installati su dispositivi mobili. E quindi parliamo di app per Android, parliamo di app per iOS, quindi fondamentalmente per l'utilizzo sulla stragrande maggioranza dei dispositivi che ognuno di noi dispone oggi. L'idea era in un qualche modo di farvi vedere anche un accesso del dispositivo mobile, ma non riusciremo a stupirvi in quanto ci manca il dispositivo che permetta il mirroring del proprio display sulla piattaforma del webinar. Ma vedremo la semplicità con cui ovviamente abbiamo la possibilità di configurare il sistema. Per quello che riguarda ovviamente l'efficacia, quello che vedremo nella demo che effettuerò tra qualche istante, essendo il mio client direttamente sulla rete dove è in hosting, dove è in housing lo storage, e quindi ovviamente senza parlare troppo complicato, lo storage e il client sono sulla stessa LAN, quindi viaggerà in termini di comunicazione con una velocità diretta e non andremo a sfruttare il tunnel web, quindi il cloud per la comunicazione, perché ovviamente il mio agente si accorgerà di essere sulla stessa LAN e quindi andrà a ottimizzare la comunicazione sfruttando una pipe diretta di comunicazione tra il client e il NAS e facendoli comunicare attraverso l'indirizzamento privato e non gli indirizzamenti IP pubblici legati alle interfacce di interconnessione al cloud. Cosa posso fare con il ReadyCloud? Posso fare un sync di folder. Quindi per quello che riguarda il PC posso fare in modo che sul mio PC avere delle cartelle sincronizzate con i contenuti del NAS e questo mi permette ovviamente di avere collaborazione perché considerando magari una sincronizzazione multipla tra più account che accedono appunto al servizio ReadyCloud ho la possibilità appunto di avere un sistema di collaboration. Ho la possibilità di fare un sync dedicato, quindi per singolo utente, e quindi
non faccio condivisione, ma voglio in un qualche modo che i miei dati siano sincronizzati con una condivisione sul NAS in maniera tale da potervi accedere anche attraverso tablet e quindi di poter leggere l'informazione che normalmente utilizzo attraverso il mio PC d'ufficio. Ho la possibilità di fare anche il backup volendo, ma è un backup molto contenuti, povero in termini di feature, non è questo il fine principale della soluzione di Ready Cloud. Posso anche condividere le informazioni, quindi posso su un oggetto contenuto all'interno di una cartella che è sotto la funzionalità Ready Cloud, di creare dei link che posso inviare a dei miei collaboratori esterni all'azienda, dandogli un accesso diretto all'informazione. Questo sia che il collaboratore sia registrato e quindi sia persona all'interno dell'azienda a cui io do un accesso anche diretto allo storage, ma anche a collaboratori che possono essere di tipo occasionale e che quindi non hanno una registrazione sullo storage, ma attraverso un link dedicato che viene generato di poter accedere al contenuto, quindi di poter scaricare le informazioni, quindi con una molteplicità di ruoli. Quello che andremo a vedere appunto è il modo di generare qui attraverso la piattaforma web su ogni singolo oggetto all'interno appunto delle nostre condivisioni. Avremo la possibilità col tasto destro di entrare nel menu delle proprietà del sistema, di vedere tutte le funzionalità che sono disponibili e di andare a, come vedete, email as a link, e quindi mandare il link di accesso al file indicato inviandolo su un messaggio di posta elettronica. Quindi questo ovviamente mi permette di avere un accesso di tipo protetto all'informazione, quindi con la garanzia magari di proteggere l'accesso all'informazione aggiungendo una password e limitando il numero di download per un numero che fissiamo essere un solo download, in maniera tale che avremo una garanzia maggiore che l'informazione sia letta realmente dal nostro interlocutore diretto. Se torniamo quindi allo scenario iniziale in cui avevamo le nostre risorse che abbiamo messo in sicurezza, fondamentalmente abbiamo rimosso quegli hard disk e le chiavette USB che vediamo qui nel centro. In realtà considerate quelle risorse non come delle risorse da eliminare completamente, ma risorse che possono essere utilizzate magari per ulteriori copie dei backup che stiamo gestendo in una modalità differente. Quindi il famoso backup locale, il primo stage del backup. O la copia magari delle informazioni più critiche, quindi ovviamente non possiamo pensare di tenere su una chiavetta USB da 32 giga l'immagine del nostro server, ma potremmo sicuramente magari tenere copie molteplici di documenti, quindi puntando a un folder specifico di generare un backup specifico di informazioni che possono essere ovviamente storicizzati su dispositivi più economici. Ma ovviamente la molteplicità di dispositivi aumenta il grado di protezione generale. Dal punto di vista dell'accesso, e vedo che qua in qualche modo la slide ha modificato le frecce colorate con l'ocra, cancellando quasi la scritta che era all'interno. Di fatto le risorse che vediamo, desktop, server e il workstation Mac, hanno un accesso diretto al NAS, quindi non sono dispositivi mobili, mentre le altre tipologie di risorse accedono remotamente sfruttando appunto l'applicazione Ready Cloud, che abbiamo detto essere disponibile per il mondo mobile, ma anche per il mondo dei laptop, che siano Windows, quindi mondo PC, oppure che siano dispositivi Mac, quindi animati da Mac OS X. Quindi fondamentalmente tutte le macchine che abbiamo backupato, ovviamente i dispositivi
mobili possono accedere quando all'interno dell'ufficio, in una modalità quasi diretta, all'informazione. Quando si trovano al di fuori della rete, ovviamente possono sfruttare ReadyCloud appunto tramite questa connessione protetta in modalità SSL. Vi chiedo solo un istante per stoppare la condivisione, per condividere il mio desktop e quindi per farvi vedere come andremo a fare questa configurazione. Quindi vi lascio, andiamo sullo storage, partiamo dall'inizio. Questo è lo storage Readiness 526X, è la macchina di ultimissima generazione appena introdotta sul mercato. Se andiamo nella sezione legata alle condivisioni, ma anche all'eventuale presenza di LUN, le LUN saranno gestite all'interno appunto di questa finestra di management. Come vedete abbiamo la cartella backup, che è il repository. Se clicchiamo due volte e andiamo a sfogliare la cartella stessa, vediamo che all'interno della cartella V12 troviamo le informazioni legate al backup effettuato precedentemente per la macchina, dalla nostra installazione appunto del sistema di backup. La cartella che in un qualche modo per noi è interessante è la cartella documenti, che quindi la cartella che contiene delle informazioni, dei file di tipo Office, che sono presentazioni PowerPoint, XLS, quindi fogli Excel, fogli Word, XT e via dicendo, che vogliamo in un qualche modo rendere accessibile anche quando ci troviamo all'esterno dell'ufficio, quindi fuori dall'ufficio. La prima operazione da fare in assoluto è quella di creare un account sul portale ReadyCloud se non disponiamo appunto di queste credenziali. Ho la possibilità quindi di creare l'account, oppure come nel nostro caso, per velocizzare le operazioni, ci loghiamo, dopo aver creato l'account, ci loghiamo nella piattaforma con le credenziali generate. Quindi mi loggo. Questo account è stato recentemente reso unico per accedere non solo al servizio ReadyCloud. Se già avete una registrazione, come vedete, la finestra di richiesta delle credenziali di accesso in realtà parla di un account del portale MyNetGear. Quindi, nel caso in cui, e immagino in cui abbiate già acquistato un prodotto Netgear, nell'attivazione del prodotto vi viene chiesto di fare la registrazione direttamente sul portale di supporto. Questo portale di supporto è il mynetgear.com, quindi di fatto se avete già registrato i prodotti e avete queste credenziali, potete utilizzare le medesime credenziali per accedere al vostro cloud e quindi al vostro supporto ReadyCloud a tutti gli effetti. In questo caso io sto utilizzando un account differente, inserisco il mio indirizzo di posta elettronica, inserisco le password, mi vado a loggare sul portale e ritrovo i NAS che sono accessibili e quindi sono stati registrati sulla mia nuvola. Andiamo a prendere in considerazione il NAS 526X, andiamo nella sezione cloud di configurazione e andiamo a abilitare il servizio ReadyCloud. Quindi cliccando sul pulsante accensione verrà richiesta la credenziale di attivazione del servizio e come vedete viene richiesto di nuovo l'account MyNetGear. Quindi inseriamo le medesime credenziali e loghiamo, quindi registriamo il nostro storage con le credenziali stesse. Effettuiamo il join e a join effettuato correttamente, ovviamente devo aver inserito le credenziali
nel modo corretto. Come vedete, il servizio viene ora evidenziato come attivo e come registrato con l'account di mynetbeer@phonit.it. Se torno sul portale dove avevo fatto la registrazione e vado a refreshare le risorse a disposizione, ritrovo ora anche il NAS che abbiamo appena registrato. Ovviamente attraverso questo portale ho la possibilità di andare benissimo offline. Tutti e due i NAS vengono visualizzati come offline. La registrazione è stata effettuata, però vabbè. Sono macchine. Andiamo a controllare le eventuali configurazioni possibili. Proxy, e quindi ho la possibilità, nel caso in cui la macchina si trovi dietro a una rete protetta da proxy, posso ovviamente inserire le informazioni relativamente al proxy con le relative credenziali per autorizzare la connessione di internet. E per la parte di security ho la possibilità di fare un incoming connection forzata su delle porte predefinite e la possibilità ovviamente di, in questo caso, disabilitare l'encryption, cosa assolutamente sconsigliabile. Questo per mantenere ovviamente una protezione nella comunicazione. Quindi tutti i dati, l'accesso all'informazione verso il NAS o i dati che vengono trascritti dai client al NAS o i dati scaricati dal NAS verso i client vengono criptati, quindi nessuna informazione passerà in chiaro sul tunnel di comunicazione. Andiamo a vedere invece dal punto di vista dell'agent. Se torniamo sul cloud, questo ovviamente è un problema che si deve manifestare durante la demo, e quindi il fatto di del laboratorio che abbia la DMZ magari bloccata. Vediamo come andare a fare l'operazione di download dell'agent per quello che riguarda il PC, quindi il sistema da cui stiamo facendo accesso a modalità web. Cliccando sull'iconcina qua in basso abbiamo la possibilità di scaricare il software, quindi l'exe, oppure se ci troviamo su un sistema Mac andrà a scaricare il pacchetto di installazione su Mac, o lo andremo comunque a recuperare dal sito di supporto, non andando a digitare Ready Cloud, la parola magica, e scaricheremo il pacchetto relativo. Una volta installato, nella System Tray troveremo appunto l'iconcina legato al sistema, inseriremo nuovamente le credenziali del nostro sistema e andremo a loggarci sulla nuvola. Nel momento in cui facciamo questa operazione, il sistema andrà a presentarci i NAS a disposizione. Ok. In questo caso, anche giustamente, Ready Cloud mi dà il NAS fuori offline, cosa che invece, come possiamo vedere, la registrazione è andata a buon fine, quindi ovviamente qui potrei avere una problematica locale. Dal punto di vista di operatività, faccio un logout da questo account, mi riloggo con le mie credenziali per farvi vedere ovviamente l'interfaccia di configurazione, il management remoto che posso effettuare sul sistema, e a meno che non ci sia una manutenzione attiva sul cloud, sembrerebbe di no. Ovviamente questo è il mio NAS personale,
sfogliando documenti ho ovviamente la possibilità di accedere agli oggetti che stanno al di sotto. In questo caso, quale tipo di operazioni posso fare all'interno della cartella documenti? Posso utilizzare l'interfacciamento per trasferire col drag and drop, fare una copia del dato all'interno del mio storage. Mi sono collegato esclusivamente attraverso l'interfaccia web, quindi sfrutto la capacità di Chrome di gestire il drag and drop del dato e mi ritrovo all'interno il mio documento. Questo documento sarà accessibile ovviamente, quindi sloggandomi con le credenziali di Phone, loggandomi con le credenziali invece personali, ovviamente vedo l'accesso nei confronti del Readiness personale. Ovviamente mi aspetto di vedere poi collegato tramite VPN il NAS, collegato in VPN, quindi ho la possibilità di accedere eventualmente in amministrazione da remoto. E come vedete, l'indirizzo IP che viene visualizzato è l'indirizzo IP pubblico legato al cloud, alla configurazione del cloud. Quindi inserendo le mie credenziali locali di admin del NAS, avrò la possibilità di accedere al Readiness da remoto. Quindi questa cosa, vedete, la traslata al di fuori dell'ufficio, di fatto è l'operazione che sto effettuando. Qui ovviamente il tutto, l'accesso dipenderà dalla velocità della connessione ad internet. Ho la possibilità di avere la console di management diretta, ma non solo. Attraverso il client, così fatto, ho la possibilità di vedere elencate le condivisioni. E quindi se io cliccassi su documenti, ho la possibilità di aprire una shell direttamente sulla cartella documenti, quindi di vedere come se fosse una cartella di rete i contenuti appunto della condivisione documenti che abbiamo visto tramite web, e qui trovare il foglio Excel che può essere ovviamente aperto direttamente. Dalla console web, quale tipo di operazione posso fare? Andiamo a vedere il tasto destro. Il tasto destro mi permette di inviare il link di accesso tramite una email, e quindi ho un template di configurazione dove ho la possibilità di scrivere, ovviamente il destinatario della mail, di scrivere appunto il messaggio: guarda che sto inviando il link per scaricare il file XS della configurazione dello switch VoIP, posso proteggere con password il download, l'accesso alla risorsa, posso limitare il numero di download che possono essere effettuati, quindi di fatto il link non avrà più validità dopo che sono stati effettuati 5 download, mi sembrano esagerati, mettiamo un download, e posso anche chiedere di essere notificato, quindi di ricevere una mail di ritorno dal sistema nel momento in cui il mio collaboratore ha effettuato il download dell'oggetto stesso. Ma posso anche generare esclusivamente un web link all'oggetto. Questo web link ovviamente potrà essere anch'esso protetto, quindi richiede password. La password la andrò a comunicare ovviamente con una mail differente rispetto alla mail con cui invierò il link, e ovviamente in questo modo la creazione mi genererà un link univoco. Quindi io, andando a copiare questo link, posso inserirlo nel contesto di una mia mail personale che andrò a scrivere al mio collaboratore a tutti gli effetti. Quindi
ho questo tipo di interazioni e la condivisione la posso fare ovviamente tramite solo l'interfaccia web, quindi tramite il client e le applicazioni installate su il PC e Mac posso solo accedere alle informazioni. Per quello che riguarda la condivisione e il fatto di andare a condividere alcune cartelle, qui l'abbiamo visto limitato al mio singolo account, ma quello che possiamo fare tramite RediCloud è quello di avere accessi multipli al mio sistema. Ovviamente ciò significa che i miei colleghi di lavoro, per poter accedere alle mie medesime cartelle, devono essere autorizzati. Per essere autorizzati, io qui trovo ovviamente l'accesso alla... dobbiamo massimizzare. Qui trovo le informazioni di, cliccando sulla Readiness, trovo le informazioni legate ai link che ho condiviso. Come vedete ho creato un link e ho notifica qui di che cosa è stato condiviso, no? Quindi ho anche una traccia storica delle condivisioni effettuate. Ma qui potrei avere ovviamente la possibilità di invitare i miei colleghi ad accedere al mio NAS. In questo caso, essendo il mio NAS personale, non inviterò i colleghi di lavoro, ma inviterò magari i miei familiari a poter accedere remotamente, in maniera tale che con le loro credenziali di accesso al servizio RediCloud possano accedere con il proprio sistema, quindi col proprio laptop o con il proprio smartphone o con il proprio tablet, accedere alle cartelle condivise, quindi accedere alle informazioni. Quindi abbiamo la possibilità ovviamente di collaborare, di condividere informazioni stesse. Per fare il setup della condivisione andrò a livello di condivisione sulla share. Quindi se prendiamo la cartella documenti e andiamo nelle proprietà, nei setting, nella parte di Network Access, come vedete, ovviamente abbiamo la presenza anche dell'utente Phonit, nel senso abbiamo registrato il servizio e ovviamente abbiamo la possibilità di vedere e modificare gli accessi alle condivisioni. In questo caso documenti legato all'utente Phonit @nudir.it ha diritto di lettura e scrittura. È l'amministratore, quindi è l'account che io ho utilizzato per registrare il sistema, quindi è l'amministratore del servizio RediCloud. Sugli account invitati avrò la possibilità ovviamente di andare a modificare la tipologia di accesso, quindi magari per alcuni collaboratori di dare l'accesso esclusivamente in lettura ai contenuti della condivisione e ad altri invece di dare i diritti in lettura e scrittura. Ho la possibilità ovviamente nel momento in cui invito ad accesso di creare una CL per condivisione, quindi non necessariamente darò accesso alla cartella backup, anzi la cartella backup dal punto di vista di condivisione sarebbe in qualche modo opportuno rimuovere l'accesso stesso in questo modo, quindi proteggere più possibile l'accesso alla medesima. Quindi io di fatto per una buona implementazione andrei a creare un accesso magari con delle credenziali limitate in maniera tale da non avere problematiche appunto di configurazione, quindi rimuoverei sicuramente l'accesso di tipo anonimo, andrei a rimuovere l'everyone e cercherei in qualche modo di andare a impedire qualsiasi tipologia di accesso. L'administrator è Phonit, Phonit è l'account dell'administrator, è l'account che ho associato io all'admin, quindi ovviamente mantiene la stessa tipologia di credenziali, quindi fondamentalmente dal mio dispositivo ho la possibilità di accedere come amministratore anche a spogliare la cartella per verificare lo stato di esecuzione dei beta. Ho visto nel frattempo sono arrivate delle domande, ci sono delle domande
Sì, ci sono un po' di domande sia per la parte Acronis che per la parte Netgear, appunto. Ci sono cose varie, c'erano delle domande contestuali, deve essere backup su NAS in FTP, allora, deve essere di marca Netgear, non necessariamente il NAS, se stiamo parlando di integrazione con il mondo, con la suite Acronis, oggi per la durata del webinar la risposta è assolutamente sì, non è un vincolo tecnico, no. No, ovviamente per quello che riguarda l'integrazione Acronis può essere fatta con qualsiasi storage presente sul mercato. Se stiamo parlando di ReadyCloud, ovviamente la risposta è sì, ReadyCloud è una soluzione Netgear e quindi è legata alla tipologia di prodotto, quindi è una soluzione proprietaria nostra. Ma i cloud dei miei NAS sono su server Netgear o posso indirizzarli altrove? Allora, il cloud legato al servizio ReadyCloud è un cloud esclusivamente di tipo network. Non utilizziamo il cloud per nessuna operazione di store del dato, quindi nessuna informazione che è all'interno del nostro storage, che abbiamo sui nostri client con l'applicazione ReadyCloud, verrà mai scritta sul cloud. Il cloud viene utilizzato solo per far transitare le informazioni criptate dal NAS verso il client, dai client verso il NAS. Nessuna informazione viene scritta sul cloud. È un transito, non c'è store di informazioni. Quindi fondamentalmente è un transito vincolato dall'applicazione, quindi non abbiamo la possibilità di spostare questa informazione su altri cloud, nel senso che dovrei utilizzare un'altra tipologia di soluzione per la sincronizzazione dei dati. Quindi magari utilizzare una soluzione di backup, di accesso cloud tra le app che sono messe a disposizione dei vari sviluppatori che trovate sullo store delle app di Redinas. C'era forse qualche altra Domanda domanda? relativamente solo server Netgear oppure i cloud posso farle anche altrove? La Ok, stessa si di è prima. risposto, quindi di fatto ho già risposto alla cosa. Intanto scorrevo le domande più relative alla parte Acronis, parto dalla domanda del signor Alessandro. Ho la versione 11.5 di Acronis Backup, posso aggiornarla alla 12? Allora, sì, tecnicamente è necessario prima fare il passaggio dalla 11.5 alla 11.7. Questo è un update, ovvero non è necessario avere manutenzione, è all'interno della stessa sottorelease, ha sostanzialmente un numerino in più. Quindi, prima si fa il passaggio dalla 11.5 alla 11.7, che è sostanzialmente immediato, si reinstalla sopra e va a posto. Dopodiché, per passare dalla 11.7 alla 12, tecnicamente si può ancora installare sopra la 12 rispetto alla 11.7. Dal punto di vista del licensing, è necessario avere il contratto di maintenance attivo, quindi classica licenza perpetua, ogni anno si fa la rinnovo della manutenzione. Se si ha la manutenzione attiva, si può fare l'upgrade alla versione 12. Se non si ha la manutenzione attiva, si può comprare l'upgrade alla versione 12, che naturalmente costa meno che comprare il prodotto completo. Il signor Umberto mi chiede: backup su NAS in FTP? Allora, è una delle opzioni che c'erano nella versione 11.7 e che non sono ancora, sottolineo, 3 volte disponibili. Ci sarà con, credo, già il prossimo update. Qualora siate interessati, per esempio, a queste funzionalità che io vi dico ci saranno, ci saranno, ci saranno, e voi potreste dire finché non le vedo, non vedo, non ci credo. Ricordatevi sempre che esiste comunque la versione 11.7 Advanced, che è ancora in giro e quindi non è ancora stata aggiornata alla 12, per la quale queste funzionalità esistono. Ok? Invece,
volete la versione 12, ma vi serve il backup in FTP, bisogna aspettare ancora un pochino. Vado avanti con le domande, la versione 11, 5, 12 ce l'abbiamo già, serve Netgear. Oh, la domanda del signor Claudio, che stavo contando i minuti per cui essa sarebbe arrivata, siamo anche un po' in ritardo rispetto alle mie previsioni. Vecchi clienti VMware Acronis Backup per server e non per CPU. Nel caso del supporto, un raddoppio secco del prezzo sul supporto annuale Acronis per VMware. Allora, ho capito l'argomento. Uno dei prodotti che è confluito in Acronis Backup 12 è il vecchio Acronis Backup per VMware. Questo veniva licenziato per CPU. Okay? Il prezzo per CPU era inferiore al prezzo attuale della licenza Acronis Backup 12, che però è per host. Ok? Quindi chi possiede un host VMware con due CPU troverà che il prezzo è rimasto invariato, perché il costo del vecchio prodotto per CPU è uguale al costo dell'attuale prodotto per host. Chi resta un pochino col cerino in mano, come si suol dire, è chi ha un host con una singola CPU. Purtroppo questo è l'unico caso in cui c'è stato un aumento del prezzo. Vi ricordo che il prezzo di Acronis Backup per VMware è lo stesso dal 2010, non è mai cambiato, quindi è salito il biglietto del tram, è salito il prezzo della benzina, ogni tanto salgono anche i prezzi Acronis. Non escludo che in futuro ci possa essere una promozione dedicata a chi ha le CPU, diciamo agli host con una singola CPU. Ok? Ora non esiste questa cosa ancora, non escludo che possa esserci per il futuro. Ok? Signor Umberto mi chiede ancora della versione su FTP, la risposta la ribadisco, ancora no, ma arriverà con uno dei prossimi update. Quindi con uno dei prossimi update, backup 12 potrà fare backup su FTP. Passo all'altra chat, quella delle domande e risposte. Il signor Massimo mi chiedeva: le immagini di backup con Acronis viene protetto da CryptoLocker? Allora, argomento infinito, potremmo fare un webinar solo per questo, magari potremmo anche pensarci. Il file in sé, che prima tra l'altro Andrea ha mostrato mentre faceva il browse del NAS, è un file come tutti gli altri. Quindi se noi mettiamo un file di backup dentro una share e questa share ha delle credenziali che sono, diciamo, condivise dal PC che si prende il CryptoLocker, la risposta è anche i file di backup verranno criptolockati. Ok? I file di backup sono dei file come tutti gli altri. Se il CryptoLocker è uno di quei tipi che crittografano tutto quello che trovano, non vedo perché il backup di Acronis dovrebbe essere salvo in qualche modo. Ci sono dei CryptoLocker un po' meno evoluti che crittografano solo certe estensioni e in questo caso Acronis, in quelli più vecchi, era salva, ma io non farei affidamento su questa cosa. L'importante non è che se il file di backup che ha estensione .tib è immune o meno dal CryptoLocker, l'importante è rendere la condivisione su cui si fa il backup non attaccabile dal CryptoLocker, e questo si può fare solo in un modo: facendo sì che le credenziali di accesso a questa risorsa non siano salvate in alcun modo dentro le macchine che possono essere potenzialmente infettate. Non c'è altro modo. Se si ha questa accortezza, il buon CryptoLocker sbatte il naso sulle credenziali del NAS e non riesce a criptolockare. Ok? Nel frattempo ho trovato la problematica legata al fatto che il NAS venisse dato offline per una regola che ho configurato sul firewall, quindi come vedete adesso il NAS è accessibile tramite interfaccia web. Questo ovviamente permette la configurazione così come vista sul mio NAS domestico. Il bello della diretta è che si hanno i problemi ma che si risolvono pure. Merda. E anch'io sono riuscito a capire perché prima nella mia demo
non riusciva a sfogliare il NAS. Non era per nessuna regola firewall, perché, come vi ho fatto vedere, la macchina Windows 7 era andata in standby. Ora, l'impostazione della policy la si fa inizialmente a livello di management server, ma quando gli dici fammi vedere una risorsa, è l'agent che la va a guardare. Io stavo impostando un piano di backup per una macchina che era offline, quindi questa non vedeva il NAS perché era offline. Di fatto l'agent non rispondeva. Se lo facessi adesso, la cosa funzionerebbe. Ok? Ecco, una domanda del signor Gianluca, che non è una domanda di tipo tecnico, ma è di fatto la disponibilità di poter rivedere il webinar in quanto magari durante la diretta siete stati coinvolti da attività lavorative. La risposta è sì. Lunedì riceverete una mail di ringraziamento alla partecipazione, all'interno della quale troverete il link della registrazione, troverete il link per scaricare la presentazione. Queste informazioni vengono storicizzate comunque sui portali Netgear, che sono attivi sui canali Netgear attivi su YouTube. Quindi andiamo nella sezione di Netgear Italia, esiste una sottosezione webinar sotto la quale trovate tutte le registrazioni dei webinar di un anno e mezzo circa, quindi di fatto trovate tutti gli appuntamenti all'interno di questo range temporale anche di con Acronis, quindi tutte le registrazioni precedenti, e sotto alla il portale, quindi sotto la sezione di Netgear del portale slideshare.net, troverete tutte le copie delle presentazioni utilizzate. Normalmente con la pubblicazione del video sul portale YouTube indichiamo anche il link per accedere alla presentazione in maniera tale che ne possiate fare l'eventuale download. Quindi questa è un'informazione di servizio. Considerate che tutti gli appuntamenti nel Gear sono disponibili, gli ultimi più recenti ovviamente andando oltre all'anno e mezzo sarà possibile magari trovare, accedere a informazioni che sono troppo vecchie, quindi che parlano di vecchie soluzioni. ReadyCloud è compatibile con Dropbox, non è previsto supporto per G-Drive, questa è la domanda del signor Roberto. ReadyNAS ha un'integrazione, se andiamo sulla NAS ReadyNAS 526X, oltre a ReadyCloud, come vedete le funzioni disponibili sono sincronizzazioni con Dropbox, sono sincronizzazioni con Amazon Cloud Drive, sincronizzazioni con Ignite, ReadyNAS Vault, che è una soluzione di cloud per il backup esterno delle informazioni. Non abbiamo un'integrazione con G-Drive, queste sono le integrazioni attualmente a disposizione, che quindi permettono in qualche modo di mantenere un'ulteriore sincronizzazione verso il mondo esterno. Ovviamente abbiamo presentato ReadyCloud come l'alternativa a Dropbox, ma nulla vieta che si possa anche utilizzare Dropbox per andare a gestire dati all'esterno, su cartelle che possono essere regolarizzate con gli account free oppure con account di tipo pro o di tipo business per quello che riguarda il mondo Dropbox. Amazon Cloud Drive, quindi anche qui ovviamente è possibile andare a attivare tutte le tipologie di servizi che sono proposte dal fornitore stesso. Come vedete non è presente né G-Drive né OneDrive del mondo Microsoft. Ovviamente queste due integrazioni andrebbero ad aprire probabilmente al 99.9% delle soluzioni di cloud storage attualmente presenti sul mercato. Non so darvi indicazioni sul fatto che ci sia uno sviluppo con l'apertura anche su queste due mondi di cloud storage. Ad oggi non ho previsioni appunto in merito. Tanto il signor Alessandro ci rettifica che ha controllato, ha il contratto di manutenzione attivo, il signor Alessandro è quello che ci aveva chiesto per il passaggio dalla 11.5 alla 12, quindi la risposta è tecnicamente dovrà fare prima l'update alla 11.7, quindi sul suo portale in cui ha registrate le sue licenze
potrà scaricare la versione, l'ultima versione targata 11.7, installarla, dopodiché sempre attraverso il portale potrà fare l'upgrade delle sue licenze alla versione 12 e a quel punto installare sopra il prodotto. Ok? Quindi sostanzialmente potrà fare tutto. Ok? Consiglio di andare per gradi, cioè un pezzetto alla volta. Non andare dalla 11.5 alla 12 perché è supportata la cosa, ma rischia, siccome ci sono delle funzionalità che nella 11.5 non c'erano, nella 11.7 sì, oltretutto il formato del backup, insomma non fatelo, dai, passate prima alla 11.7, magari fate uno snapshot della macchina su cui è installata la 11.7, passate alla 12, è andato tutto bene? Bene, è andato tutto storto, tornate indietro, sempre grazie alla Acronis, o allo storage, o a quello che avete, alla versione precedente, e vedete che cosa è andato storto. Ok? Comunque si può fare tutto quanto. Qualora ci sia una difficoltà nel fare l'upgrade delle licenze tramite il portale, l'ho visto succedere, qualche volta capita, aprite pure un ticket presso il supporto, indicate qual è il vostro account, quali sono le licenze che volete aggiornare alla 12 e il nostro supporto ve lo fa per voi. Ok? In questo caso mi ricollego alla domanda del signor Claudio, se non ricordo male, relativamente alle CPU, agli host, eccetera. Se uno ha un vecchio prodotto, Acronis Backup per VMware che era licenziato per host e ha un solo host, facendo l'aggiornamento alla 12 gli viene dato il prodotto licenziato per host e quindi di fatto è come se gli regalassimo una CPU, ok? Perché non c'è una versione Acronis Backup 12 per virtual host che vada bene per una sola CPU, ok? Quindi è vero che chi compra nuovo pagherà di più, ma è anche vero che chi aveva già il prodotto sostanzialmente gli raddoppiamo il numero di licenze. In realtà non è vero, è vero per chi ha una CPU, la licenza per una CPU, gli diventano due, ok? Ogni due viene una licenza per virtual host, ogni due CPU viene data una licenza per virtual host, ok? Il signor Efrem chiede, i file tip della versione 11.7 sono compatibili con la 12? In lettura sì, in lettura assolutamente sì. Non in scrittura, cioè se io ho un archivio 11.7 e provo a farmi un backup incrementale con la 12, anche no, non facciamo questi miscugli. Però in lettura sì, la versione 12 è in grado di leggere i file della 11.7. Il signor Giuseppe chiede invece, è possibile con Acronis 12 fare il restore di singoli file estraendoli dal file di backup relativo a macchina Hyper-V? Allora, il restore di singoli file estraendoli dai file di backup relativo a macchine Hyper-V, cioè lei ha un host Hyper-V con dentro delle macchine virtuali e vuole ripristinare un file che sta dentro le macchine virtuali. Urca. Allora, la risposta è sì, ma non facendo il backup dell'host che contiene le macchine virtuali. Occorre effettuare un backup della macchina virtuale. Quindi è necessaria la licenza per virtual host, la quale consente di effettuare il backup sia dell'host che anche delle macchine virtuali al suo interno con tutto quello che contengono e quindi ripristinarne anche il contenuto. Detto in un altro modo, se si fa il backup dell'host con tutto quello che contiene, il tutto quello che contiene sono delle macchine virtuali che sotto sotto sono dei file, cioè un grosso file .vdx, forse, vdhx, e io non posso andare a guardare dentro il vdhx, perché è un grosso file. Quindi, ancora una volta, per fare il backup, per fare il restore di qualcosa che sta dentro una macchina virtuale, bisogna fare il backup a livello di macchina virtuale, e per questo ci vuole la licenza virtual host. Quindi la risposta è sì con la licenza virtual host. Ok? Non mi sembra ci siano altre domande, in effetti. Come avete visto, fondamentalmente quello che abbiamo proposto è una soluzione, cioè un'applicazione su un milione di quelle che sono le possibili combinazioni a tutti gli effetti. Quindi il tutto poi
deve essere legato sulla base di quelle che sono le esigenze particolari del cliente e la vostra confidenza dal punto di vista di implementazione. Prossima volta, prossimo mese, credo che sia il 18 novembre, se non sbaglio errato l'appuntamento, farò vedere un'altra configurazione. Non sappiamo ancora bene quale, anzi forse lo sappiamo, ma mi piace darvi la sorpresa. Potrebbe essere un ambiente virtualizzato, potrebbe essere un ambiente aziendale, quindi con magari più di un NAS, con magari macchine server virtuali e quant'altro. Se siete interessati, ci fa piacere che continuiamo con questo percorso nelle soluzioni miste Acronis e NetGear. Grazie per la partecipazione, io ringrazio prima di tutto Francisco per il tuo prezioso supporto e aiuto e ovviamente la tua conoscenza. Grazie a voi, grazie a tutti voi per il vostro tempo, per la vostra pazienza, siete stati con noi quasi 2 ore, quindi se ci siete vuol dire che vi abbiamo in qualche modo coinvolto. Un saluto, un ringraziamento da Francisco Amadi, speriamo che il tempo sia meglio di quello che è adesso per un sereno e felice weekend con le vostre famiglie e con i vostri cari e quello che vorrete fare nel weekend. Ovviamente mi unisco a quello che è l'augurio di Francisco per il weekend, anche se il tempo non promette neanche bene. Per quello che riguarda ovviamente gli inviti al webinar, per gli eventi congiunti entrambe le aziende invitano il proprio parco di partner, il proprio gruppo di partner. Nel caso in cui siate interessati a anche seguire i webinar specifici fatti da NetGear sulle nostre soluzioni, vi chiedo cortesemente di scrivere all'indirizzo di posta elettronica seguente. Ovviamente i partner NetGear potranno scrivere direttamente a Francisco, che sta scrivendo anch'esso in chat il proprio indirizzo di posta elettronica, in maniera tale da poter essere registrati anche sulle mailing list incrociate, quindi poter partecipare indipendentemente anche ai webinar effettuati singolarmente da noi. Anzi, mi scuso per la mailing list che abbiamo mandato a chi ha partecipato oggi, l'avrà visto, c'era scritto partecipa al webinar del 16 settembre. C'è stato un errore, perdonatemi, poi credo che sia stata mandata anche la versione corretta. Ma insomma, se siete qua vuol dire che avete capito. Vi attendiamo come Acronis NetGear all'appuntamento tra un mese, come NetGear l'appuntamento poi è per la prossima settimana, riceverete l'invito a metà settimana, inizio settimana circa, con l'argomento. Per quello che riguarda l'appuntamento con Acronis, come già in qualche modo ha fatto trasparire Francisco, il prossimo evento sarà un evento con un'ulteriore demo, andremo ad affrontare un contesto differente, un pochino più complesso a livello di architettura. Grazie a tutti quanti per la partecipazione e arrivederci al prossimo webinar. Saluti, arrivederci e buon weekend a tutti.